Abbiamo anche Vittorio Barbarotti, che meno male è stato il coordinatore di tutto il movimento in Lombardia per il rientro di Silvia Bernini. E soprattutto abbiamo il sindaco di Cazzago, l'ex sindaco di Cazzago, Massega, che gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Non solo perché gli hanno conferito. Ma perché è anche, per noi è un orgoglio averlo qua, è anche un ex partigiano, perciò è duplice, diciamo così, la nostra riconoscenza dei suoi compagni. Ora, come voi sapete, Silvia è stata condannata nel 1983 a 43 anni di carcere per concorso all'evasione della rivoluzionaria afroamericana Assad Shakur e per reati associativi per presunta matrice terrorista. Non gli sono mai stati imputati fatti di sangue, detenzioni di armi o esplosivo. Ha passato 2 anni di detenzione in un'unità speciale di deprivazione sensoria senza luce solare in totale isolamento a Lexington, nel Kentucky. È stato operato 2 volte di cancro uterino. Silvia Baraldini è stata una detenuta politica, una comunista, una combattente per la libertà. La condanna in appello fu confermata pur conoscendo la fragilità delle accuse provate unicamente dalla testimonianza dei pentiti. Credo che Silvia è stata l'espressione della repressione dello Stato verso coloro che non hanno mai accettato di svendere le proprie ragioni di combattere contro le ingiustizie. Ecco, io penserei, prima di dare la parola a Silvia, di darla a Vittorio, che illustra un attimo quello che è stato il movimento in Lombardia, per poi passare la parola al sindaco Massega, partigiano, per poi dare la parola a Silvia. Nel frattempo, appunto, giusto per aggiungere una cosa, quello che ha detto Beppe, che naturalmente dopo l'intervento che farà Silvia, chiaramente se ci saranno domande o richieste di chiarimento o che altro da parte vostra, saranno appunto ben accette, anzi ce lo vogliamo tutti. Allora, il movimento, o meglio il coordinamento della Lombardia, nacque circa 11 anni fa, un mese meno, e nacque appunto in una maniera abbastanza semplice. Io andai a Roma per una iniziativa politica, ed è appunto modo di conoscere il Gianni Traiani, di conoscere appunto le persone che per prime hanno dato il via alla campagna, alla creazione di questo coordinamento nazionale. Faccio però già subito un piccolo passo indietro. Il nome però di Silvia Baraldini, siccome tempo prima amavo correre a piedi, appunto, no? E c'è stato un anno che la delegazione italiana, correggimi se
sbaglio, appunto, la delegazione italiana, la maggior parte di loro, con indosso la maglietta del coordinamento nazionale Liberato Silvia. No, aveva un altro nome, ragione. Liberate Silvia Nata, la facciamo noi. E partecipò appunto alla maratona di New York, una maratona che è inutile stare a spiegare che importanza aveva in quel periodo, e chiaramente partecipando attivamente a quell'attività sportiva disse: ma chi è Silvia Berardini? Che cos'è? Cosa ha fatto? Che cos'è la sua storia, chiaramente? Che cosa ha fatto, da che cosa, tutto. E allora mi incuriosiva questa situazione. Siccome appunto però dicono che Bernardo, spero che nessuno sorprenda, ma è una mia battuta, dicono che le donne sono curiose, ma io sono peggio di tre donne messe assieme. Ecco, e mi incuriosiva questa vicenda. Questo appunto mi permise, andando a Roma appunto, di conoscere quel coordinamento, verificare alcune situazioni e mettere in piedi il coordinamento anche in Lombardia. Questo perché, obiettivamente, non tanto perché si chiamava Silvia Berardini. Poteva chiamarsi con un altro nome e cognome. Quello che era la cosa che soprattutto andava ribadita, no alla violenza verso i diritti umani. A Silvia, appunto come ha accennato Beppe, verso Silvia c'è stata una violazione dei diritti, c'è stata veramente una cattiveria riferita appunto per farle pagare le sue idee. In Lombardia, tranne appunto me, Beppe, che ebbe il piacere appunto di conoscere subito, no? Non c'era più di tanta gente a mettere in piedi questo. Fu anche una sorta di scommessa. Una sorta di scommessa appunto perché anche in Lombardia si iniziasse a parlare di quello che era appunto la battaglia per i diritti, la battaglia per i diritti umani, se non che appunto la battaglia per contribuire a riportare in Italia una nostra connazionale, per appunto lei. È stata una battaglia molto dura, è stata una battaglia dove, o meno male, ci siamo trovati spesso e volentieri a combattere soprattutto contro una cosa, non tanto da parte di quello che l'ambiente ha perso dalle nostre idee, no? Ma purtroppo è stata una battaglia che anche a noi, all'interno delle nostre stesse idee, all'interno dell'ambito di quello che al quale più o meno apparteniamo, abbiamo trovato delle ostruzioni notevoli, abbiamo incontrato delle ipocrisie. Una cosa, spero di interpretare anche il pensiero di Beppe, una cosa in ogni caso ci ha sempre unito: la battaglia, la ferma convinzione appunto di dare il nostro contributo per i diritti, per combattere questa forma di ingiustizia. Ci siamo naturalmente immediatamente legati a quello che è il coordinamento, a quello che è stato appunto il coordinamento nazionale, diretto appunto coordinata da Gianni Troiani, che purtroppo non può essere qua presente stasera per impegni di lavoro e altri ancora. Come ripeto, è stata una battaglia dura, ma profondamente convinti di questo. Abbiamo fatto semplici banchetti, abbiamo organizzato dibattiti, abbiamo organizzato anche concerti, sì, perché almeno egoisticamente, per qua
quanto mi riguarda, io dal punto di vista sociale, dal punto di vista di amare la battaglia per i diritti, queste idee mi nascono mediante appunto le musiche di John Baez e le prediche di Martin Luther King. Martin Luther King disse una frase che era piuttosto famosa ed è famosa ancora adesso. Ho un sogno, non me la ricordo esattamente, no? Ecco, anch'io ho un sogno, no? Ecco, anche noi avevamo appunto questo sogno, l'abbiamo realizzato, contribuendo a riportare Silvia. Silvia molto simpaticamente mi ha detto che il suo sogno aveva più importanza. Perdonami Silvia, è vero da una parte. Lui si chiamava Martin Luther King, tu ti chiami Silvia Baradini, però d'accordo, però permettimi che la presenza delle persone stasera secondo me è una dimostrazione in ogni caso che anche tu hai insegnato una cosa a tutti noi, no? Che quando credi fermamente in una battaglia, come abbiamo creduto noi fermamente alla battaglia, al contributo per riportarti in Italia, ecco, costi, quel che costi, tu hai pagato per primo, noi certo non abbiamo pagato quello che hai pagato tu, però onestamente è stata la battaglia che ha riempito d'orgoglio tutti. E torno a ripetere, non eccessivamente perché si chiamava Silvio Baradini questa persona, non tanto perché è una nostra connazionale, no, ma anche perché la battaglia per i diritti umani non deve mai conoscere, non deve mai conoscere sosta. Silvio Baradini appunto ci ha, secondo me ci ha insegnato questo. Noi difatti, almeno per quanto riguarda la nascita del coordinamento lombardo, ho proprio appenato a Milano, in questa battaglia abbiamo avuto modo di conoscere più e diverse realtà associative, ma soprattutto più e diversi drammi. Come torno a ripetere, la battaglia per i diritti umani ha una vastità notevole. Lo dicevo anche ieri sera, alcune settimane fa uscì un sondaggio che dichiarava che in ogni caso ogni giorno in Italia ci sono oltre 7 milioni di donne che vengono violentate, e non solo fisicamente, ma anche moralmente, che al lavoro subiscono vessazioni maggiori in tutte le maniere possibili, ma soprattutto la maggior parte di queste violenze le subiscono nelle proprie mura domestiche. C'è un altro dramma. C'è un altro dramma, senza togliere niente appunto dal primo, ed è un dramma che non tutti conoscono in modo adeguato nel nostro paese. Noi appunto siamo circa 56 milioni nel nostro paese. Se facciamo il paragone di quello che sto per dire, ne abbiamo più noi degli Stati Uniti a momenti. Ecco. Ovvero in Italia si vive un dramma, ovvero in Italia abbiamo circa 500.000 di bambini che lavorano sotto l'età di legge consentita. Sotto l'età di legge consentita si intende dai 14 anni in giù. Abbiamo bambini anche che all'età di 6, 7, 8 anni sono costretti a lavorare. Nella nostra
testi di Pessolini. Ecco, questo, io al di là della questione di Silvia, noi appunto come comitato nato appunto sulle ceneri, se così si può definire, che è comitato per il riparto di Silvia Barattini, sono qua anche per chiedere la solidarietà di Gianfranco San Martino, di Romato e di tutti gli altri paesi, perché il 10 giugno a Milano si possa fare una manifestazione pubblica che si manifesta in una biciclettata dove ci saranno anche dei bambini piccolissimi, si recherà sotto la regione e chiedere al governo della regione che si adoperi perché non che si cancelli, sarebbe la soluzione migliore, senza ombra di dubbio, però che in ogni caso si possa aprire una campagna, una battaglia a favore della cancellazione, insomma, che dello sfruttamento del lavoro minorile. Questo è un dramma, perdonatemi, del quale purtroppo troppa gente ne parla, ma ne parla solo ed esclusivamente pochi giorni prima delle campagne elettorali, durante le campagne elettorali e a seconda di come è andata la campagna elettorale, ne parla ancora un giorno, due o tre, subito dopo. No? Ecco, noi vogliamo sconfiggere questo. Sembra che abbia chiesto, anzi, sembra, direi che sono uscito dal seminato, ma neanche più di tanto, perché a questo ci siamo arrivati appunto grazie alla battaglia per Silvia Barattini, grazie al contributo di riportare Silvia Barattini in Italia, che ci ha messo nella condizione di conoscere questa realtà, di viverle direttamente e di poterle portare in giro e denunciarle con tutta la nostra forza. Grazie Silvia. Buonasera, ringraziando il centro per avermi invitato e come ho detto al sindaco stamattina, veramente un ringraziamento per tutti coloro che hanno partecipato a questa battaglia per riportarmi in Italia. Come ha menzionato Vittorio, è stata una battaglia abbastanza protratta, ci sono voluti 12 anni, ma ogni tanto una piccola vittoria c'è e tutti hanno contribuito, e questo è anche importante da dire, perché vincere si può, anche come penso senza esagerare, come si può dire, hanno vinto quelli che hanno lottato nella resistenza, perché il fascismo è stato sconfitto e un'altra Italia è nata da quella resistenza. Mi dovete scusare, è stata una lunga giornata, perciò vorrei, se non vi dispiace, dire delle cose inizialmente e poi magari aprire e fare più un dialogo, perché magari attraverso il dialogo possiamo conoscerci meglio a vicenda. Comunque anche oggi pomeriggio, quando mi hanno intervistato alla radio, ha confermato una cosa che emerge ogni volta che parlo con la gente, e che la gente veramente non capisce un po' quello che è successo, perché mi sono trovata in questa situazione e perché ho fatto le scelte che ho fatto. Allora, una cosa che parto un po' da lontano. Ecco, il sindaco ha detto che noi abbiamo forse delle idee degli Stati Uniti che sono basate un po' più sul mito che sulla realtà. E penso una di queste idee che abbiamo sempre avuto è che gli Stati Uniti è cresciuto, è diventato un paese in una lotta
di libertà contro una potenza coloniale che era la Gran Bretagna. In verità questo non è quello che è accaduto, perché è vero che certe persone sono, diciamo, scappate dalla Gran Bretagna, ma si sono immediatamente trasformati in colonizzatori loro stessi, prima di tutto contro le nazioni native che hanno trovato, perché gli Stati Uniti non era quello che poi è diventato, gli Stati Uniti non era un territorio vuoto, c'erano 60 milioni di persone che vivevano lì, poi in relazione agli africani che hanno importato per lavorare, che hanno schiavizzato, poi in relazione a due terzi del Messico che hanno conquistato attraverso la guerra, e poi con una guerra in Spagna, diciamo, le colonie che erano Porto Rico, Cuba e le Filippine, poi adesso è rimasta solo la colonia del Porto Rico. E allora un po' la questione che è sempre diventata fondamentale nel movimento negli Stati Uniti, quando si è creato anche dei forti movimenti come al tempo della guerra del Vietnam, la questione fondamentale è sempre stata e rimane: qual è il rapporto anche all'interno del movimento politico tra i bianchi e i figli e le figlie di quelle persone che sono state, che vivono già lì, che sono state portate come schiavi o che sono state conquistate. E questo rapporto in verità è sempre stato un rapporto che politicamente è a scapito delle persone che in verità sono portatrici di quei valori di cui ammiriamo, che noi chiamiamo la democrazia, che è un po' l'unico posto che penso, no, che è simile come storia in termini proprio di politica, è il Sudafrica, no? Dove c'è stata anche lì una lotta all'interno del movimento di chi determinava il programma, l'agenda del movimento, finché lì c'era chiaramente una grossa maggioranza numerica, era chiaro che era un paese africano. Ma anche gli Stati Uniti, pur essendo, diciamo, numericamente la maggioranza dei bianchi, non è un paese bianco, e il movimento non può essere basato su un'agenda determinata dai bianchi. Scusate se uso, perché non so che altra parola usare. Questo in particolare, questa contraddizione è esplosa all'interno del movimento contro la guerra, perché allo stesso tempo non c'era solo quella lotta che avveniva all'interno degli Stati Uniti, c'erano anche la lotta degli afroamericani e delle altre nazionalità che vivevano all'interno. E purtroppo bisogna dire che troppo spesso la loro lotta veniva schiacciata, veniva nascosta, veniva ignorata. Questa cosa è diventata specialmente una cosa critica quando sono emerse delle forti organizzazioni, in particolare all'interno del movimento afroamericano, come un esempio, perché lo conosciamo tutti, ma non era l'unica, il Partito delle Pantere Nere, che ha un po' scombussolato tutto, perché ha avuto la forza non solo all'interno della propria comunità, ma anche la forza verso il resto del movimento di dire: ragazzi, qui non si può andare avanti così, ci siamo anche noi, abbiamo queste cose e voi dovete, come dire, rispettare e avere un rapporto differente. Ed è iniziato un dialogo molto molto importante tra questi due movimenti, che potenzialmente poteva portare a una forza, veramente a una svolta per gli Stati Uniti storica, perché il razzismo lì, o diciamo come lo chiamiamo noi,
la supremazia dei bianchi non era solo una questione delle istituzioni e di come era organizzata la società, ma era anche una questione all'interno del movimento. Questo principio, questo inizio di dialogo, questo inizio di collaborazione era vista dal governo già occupato in una guerra che stava perdendo all'esterno come una minaccia gravissima all'interno del paese, e la loro soluzione a questo sviluppo politico è stato di ideare un programma di controintelligenza che hanno chiamato COINTELPRO, e lo scopo del programma era molto semplice, che si dovevano eliminare, ma nel senso non solo politico, anche nel senso fisico, tutte le organizzazioni che potenzialmente posavano una minaccia al potere degli Stati Uniti. E non sono state solo le Pantere Nere che erano l'obiettivo di questo COINTELPRO. COINTELPRO era anche, per esempio, contro la sinistra cattolica, che in quel momento era molto attiva sia sulla questione della guerra ma anche sulla questione delle armi, il disarmamento, il pacifismo e tutte quelle cose, e anche la questione della tortura, perché sono stati i preti cattolici a scoprire che all'interno di una delle basi c'era questa scuola che si chiama School of the Americas, dove militari e poliziotti erano portati da tutta Latino America e lì gli erano insegnati a come torturare le persone. E allora, c'era una particolarità nei documenti che poi sono stati scoperti, scritti dall'FBI, che la cosa che bisognava assolutamente fermare era la nascita di un altro che loro hanno detto Messiah Nero, un termine un po' religioso, ma dato il fatto che sia Malcolm X che Martin Luther King e anche altre persone erano appena state assassinate, la paura era che qualcuno le potesse sostituire, crescere, trasformarsi in quella persona capace di attirare intorno a sé e unire il movimento. In questa situazione, dove in particolare le Pantere Nere sono state molto colpite, non per niente 5.000 dei loro militanti sono finiti in prigione, alcuni di loro sono stati assassinati. Ne ho parlato oggi alla radio, un po' per quelli che hanno ascoltato l'intervista alla radio. Aperto tutto un dibattito, anche abbastanza alla luce del sole, di come rispondere a questa repressione, a come rispondere a questa ondata, e in particolare qual era il ruolo di noi bianchi, perché ci chiamiamo così. In questo dibattito, che poi non era solo, la riunione, parliamo, che facciamo domani, ma come? No, perché c'erano scontri quotidiani e c'era anche bisogno di aiuto concreto per le persone che venivano così attaccate dalla polizia fisicamente. Forse per quelli che non hanno vissuto questa cosa è un po' difficile comunicare, ma c'era proprio una fisicità a questa cosa che necessita anche proteggere le persone. Allora, quando uno dice ma perché l'hai fatto per loro? No, non l'ho fatto per loro, l'ho fatto perché in tutta questa cosa la nostra, perché non ero da sola, ma non ero da sola perché non ero l'unica bianca processata, non ero da sola in una giacca del movimento che pensava che intervenire su questa questione, fermare questa repressione,
creare un differente rapporto con le forze del movimento, le forze politiche afroamericane, era la questione centrale che doveva affrontare tutto il movimento in quel momento negli Stati Uniti. Poi all'interno di quello chiaramente ci sono state delle richieste di solidarietà che non era solo politica ma era anche di un altro tipo, e a un certo punto qualcuno letteralmente mi ha detto: ehi, abbiamo bisogno di questo, ci aiuti? E io, dopo avendo avuto tutta una serie di esperienze, credendo quello che credevo politicamente, ho detto sì, va bene, e poi il resto lo sappiamo. Ma la cosa che voglio dire, che è molto importante, è che i tempi sono molto cambiati, ma la questione negli Stati Uniti non è molto differente. E la questione, se ci sarà la speranza di un movimento negli Stati Uniti in futuro, sarà veramente un movimento che è costruito non solo contro la guerra in Iraq, ma un movimento che deve anche parlare a quello che rimangono le questioni irrisolte negli Stati Uniti dal primo momento che i Pilgrims, non so come si dicono in italiano, sono arrivati in America, e è la questione di tutte quelle altre nazioni e popoli che vivono sullo stesso territorio, che non hanno gli stessi diritti e lo stesso accesso alla democrazia che dal primo momento hanno avuto i bianchi, anche quelli molto poveri. E questa è una cosa proprio centrale da capire sugli Stati Uniti, e questa è un po' la questione del mio caso. Perciò non penso di aver agito per qualcun altro, forse mi sbagliavo, ma c'era un'idea che portavamo avanti un certo discorso, e dire no, qui bisogna agire in maniera differente, bisogna creare un differente rapporto. E poi magari mi chiedete delle cose e posso spiegare meglio. L'altra cosa che voglio dire è che molte persone mi dicono che sono sorprese dal fatto che sono abbastanza serena, solare. La cosa che voglio dire è che molte persone parlano dell'esperienza in prigione come questa terribile esperienza e tutto questo, ed è vero, però la cosa che voglio comunicare, la cosa che mi dà serenità, è una cosa che ha detto ieri sera, un concetto simile a quello che ha detto ieri sera Nori Pesce, anche lei ex partigiana, che è vero che partecipare in un movimento e resistere è un sacrificio, ma è anche, diciamo, una creazione di qualche cosa che porta più vicino ai nostri obiettivi, e perciò non può essere vissuta come un martirio, ma deve essere vissuta come un'esperienza positiva, con tutte le sue, diciamo, nel bene e nel male, che aiuta a costruire dei valori e dei principi che sono positivi e che sono trasformativi. E allora, se questo è quello in cui collettivamente, in maniera differente, cerchiamo di fare, non può essere un'esperienza tragica, ma deve essere un'esperienza positiva. E anche il mio ruolo è di comunicare quello che non è stata la fine della mia vita. La mia vita sì è stata dura, ma non è finita, e anche gli anni di prigione sono state, come dire, una scuola importante. Paura, e questa non è una cosa positiva per noi, no? Perché
di ostacoli ce ne sono tanti e li dobbiamo tutti affrontare nella nostra maniera. E l'altra cosa che vorrei dire in quel contesto è che veramente molte volte quando la gente mi parla del carcere sembra che quando le persone vanno in carcere le persone spariscono, non esistono più. E anche questo penso non è per me l'idea giusta di pensare al carcere, perché è vero che vieni tolta dalla comunità, ma è anche vero che all'interno del carcere, se uno ha certi obiettivi o certe diciamo, idee in testa, anche lì si continua a lottare e partecipare, chiaramente in maniera totale, differentemente totale, ma non è la fine. E in particolare penso che per noi che siamo stati in carcere non da soli come persone politiche, ma che eravamo in gruppi, abbiamo avuto l'opportunità di creare all'interno di quelle prigioni delle comunità, diciamo, di resistenza che includevano anche le detenute, ma che non erano la stessa cosa che facevamo fuori all'esterno, ma erano basate su quelle realtà che abbiamo poi incontrato all'interno. E in particolare una cosa che voglio menzionare, perché penso che è stato un lavoro importante che si è svolto, è stato il lavoro che abbiamo fatto all'interno dei carceri contro l'AIDS, perché era una realtà molto pressante, una realtà anche che l'amministrazione delle carceri federali all'interno degli Stati Uniti non era in nessuna maniera preparata ad affrontare. Ma la cosa importante che non erano preparati ad affrontare, oltre agli aspetti diciamo sanitari, non c'era un epidemiologo, non c'era un medico che si intendeva di malattie infettive, al principio non davano neanche i farmaci corretti, no? Perché non c'era il cocktail, non c'erano i retrovirali e tutta una serie di cose, ma la cosa che assolutamente erano incapaci di affrontare era la paura, no? Perché al principio nessuno capiva che cos'era questa malattia, no? E non c'è niente di peggio che l'ignoranza per fomentare la paura, e la paura che poi si ripiegava sulle detenute che erano ammalate. E questo è stato un lavoro importante, un lavoro profondamente politico, perché ci ha permesso di parlare di tutta una serie di cose. Le donne, perché le donne venivano infettate prima, perché morivano più velocemente degli uomini, che cos'era la droga, che cos'era anche che cos'era il sesso e su che base c'erano questi rapporti sessuali. È stato attraverso quel lavoro che abbiamo fatto che abbiamo veramente creato un differente rapporto con le altre detenute, che penso sia stata un contributo importante che abbiamo dato all'interno delle carceri, e di questo ne sono molto orgogliosa. Poi veramente ho finito, perché si parla molto adesso del fatto che dopo l'11 settembre c'è stata un'esportazione di certi metodi sia in Iraq ma anche a Guantanamo, di violazioni dei diritti delle persone, l'esportazione della tortura. Vorrei dire solo una cosa, che quello che forse si è notato in tutto il mondo con quei due esempi, ma non solo, è il risultato di sperimentazione per anni che è avvenuta all'interno delle carceri, in particolare le unità speciali delle carceri federali negli Stati Uniti. E perciò quello che vediamo adesso, per esempio a Guantanamo,
è proprio il frutto di 20 anni di sperimentazione, e in particolare nelle unità dove erano tenuti i detenuti politici e anche i detenuti che loro considerano i socialmente più pericolosi, che sono in verità i giovani afroamericani o latino che appartengono alle gangs. E sono in quelle unità che tutte queste metodologie che adesso conosciamo molto di più sono state sviluppate, e perciò non è che c'è solo Guantanamo o Abu Ghraib o tutte le prigioni che non conosciamo neanche, perché sappiamo che ce ne sono di segrete, ma sono anche tutte le prigioni all'interno degli Stati Uniti che applicano non la totalità forse, ma parte di quella metodologia per controllare e diciamo reprimere le persone che vi sono all'interno. Perciò quando si rivela al di fuori degli Stati Uniti un voglio dire un fenomeno è la parola sbagliata, però un caso di questi genere, bisogna sempre vedere e capire che la fonte di quei metodi risiedono all'interno degli Stati Uniti. Quindi è un dibattito, chi vuole intervenire, fare domande, fare interventi, delucidazioni, pregato di farlo. Però devo dire che non so quando è iniziato, ma credo iniziato dopo la prima malattia, che sono iniziate a arrivare migliaia di cartoline, lettere, fotografie, tutta una serie di cose, e devo dire che da quel momento in poi il carcere è diventato più facile, perché sapevo assolutamente, già lo sapevo, però in maniera molto concreta, che non ero da sola. Tutti i partecipanti, dal sindaco Bassetta, da Vittorio, a Silvia Maraldini, ma soprattutto vorrei